I calci alti funzionano? Calciare in testa funziona? Vediamo. L'errore generale di queste domande è pensare alla tecnica senza pensare al contesto, ovvero sia pensare alla tecnica in modo asettico. Nessuno può dire che un calcio tirato in testa non funzioni. La gamba è molto più grossa del braccio, la leva è più lunga, un calcio in testa può avere una potenza tremenda e mandare KO facilmente anche una persona più grossa di noi. Peccato che bisogna arrivarci alla testa. Quando pensi a una tecnica, se riguarda la difesa personale, devi pensare al contesto, allo spazio che hai per poterlo utilizzare, a quali sono le tue abilità, quindi che cosa puoi mettere in campo davvero in un contesto sotto stress, e sicuramente anche al tuo abbigliamento. Calciare in testa è qualcosa che può essere più difficile a seconda di che abbigliamento hai. Ad ogni modo, per la difesa personale, se proprio vuoi calciare in testa, anche se non sei particolarmente sciolto, prima calcia le gambe, oppure prima calcia le palle e dopo puoi calciare in testa con tutta tranquillità. Devi stare attento però perché può non essere legale. Fammi sapere che ne pensi, se ne pensi iscriviti e clicca sulla campanella per non perdere gli aggiornamenti. Condividi perché la conoscenza è l'unico bene che puoi condividere senza rimanerne mai accorto.